Ma cosa fai vestita così? Sono in missione speciale, una missione segretissima contro un nemico terribile, più terribile del nemico degli Avengers. Wow, che emozione! Ma che missione è? Eliminare il famigerato grasso della pancia. Ciao amici, è vero che il grasso della pancia è un nemico terribile, ma per eliminarlo non bisogna andare in missione speciale, basta seguire i giusti consigli. La fai facile tu che sei naturopata, ma noi siamo confusi da tutte queste contraddizioni, informazioni contraddittorie. Hai ragione, la faccio facile per me, ma anche per tutti voi con i miei video. A proposito, qui in alto c'è il link alla mia playlist tutta dedicata al dimagrimento. E in più, oggi vediamo cosa serve veramente per bruciare il grasso, ok? Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Chi scioglie il grasso? Vorrei saperlo anch'io, ma giudicare dalla mia panzetta, sono tutti in ferie anticipate. La risposta è semplice, il grasso lo scioglie il corpo. Quello che possiamo fare noi è aiutarlo ad attivare e mantenere stabile questo meccanismo. 2. Come accelerare il potere brucia grassi? Ci sono due alleati, sport e alimentazione. Sport, farlo regolarmente, aumenta il metabolismo basale, cioè l'energia che il corpo consuma a riposo. La vera differenza quindi la fa il metabolismo di base, per questo non basta allenarsi solo un po' ogni tanto. Alimentazione deve essere adeguata al dimagrimento, con cibi leggeri che il corpo consuma e che lo nutrono per le sue necessità, senza quelle sostanze che il corpo immagazzina nei punti critici. Da evitare soprattutto grassi animali, zucchero bianco e carboidrati raffinati. Da preferire proteine magre, carboidrati integrali, grassi buoni, vegetali e zuccheri naturali della frutta. Prima di vedere il terzo consiglio, iscrivetevi, attivate tutte le notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro di divulgazione Trendy e Sana. Se vi abbonate questa settimana trovate un regalo, il mio ebook Menù Brucia Grassi, pieno di ricette dimagranti, leggere, buonissime. Abbonarsi conviene. 3. Cosa non fare? Chi mi segue me lo ha già sentito dire tantissime volte. No a diete estreme, no al fai da te senza nessuna guida. Le diete estreme danno risultato nell'immediato, ma solo se riuscite a non sgarrare mai e a sopportare privazioni estreme abbastanza a lungo. E secondo le statistiche succede a pochi. Quello che invece succede a tutti è che le diete estreme consumano la massa magra insieme alla massa grassa, quindi indeboliscono e svuotano il corpo. Poi rallentano il metabolismo, così appena finisce la dieta il corpo riprende tutti i chili persi perché non brucia più bene come prima. E cosa accumula il corpo? Nuova massa grassa, non massa magra. Ma perché no al fai da te? Ci sono un sacco di informazioni. Va bene se seguite consigli affidabili come quelli dei miei video, per esempio. Ma in ogni caso ci sono situazioni particolari dove bisogna rivolgersi a un esperto. Se vedete che non ottenete risultati, prima di combinare guai da soli, scrivetemi per una consulenza di naturopatia, ok? Altrimenti mi preoccupo. Ora condividete questo video con i vostri amici, così bruciano il grasso della pancia anche loro. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E cosa accumula il... No.